opportuno ci dirà e ci acconsentirà alla presentazione di un ulteriore finanziamento sulle prossime scadenze, che sono 30 luglio e 30 ottobre, come più volte ricordato in Commissione Centro Storico. Dipende soltanto dall'autorità regionale l'ammettere a finanziamento le domande e poi valutarle con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale e procedere all'assegnazione del finanziamento. Il percorso sul centro storico è già coperto dal bilancio nei capitoli della cultura e iniziative per il centro storico. Ci sono altre domande? Prego. Una domanda a integrazione, perché non ho capito, forse l'ha detto l'assessore, ma ecco, Publicasa Spa contribuisce in quanto azienda privata a questo progetto? Domando. In quanto destinataria dei fondi regionali, che poi sono quelli con cui ci sarà riqualificazione del mercato ortofrutticolo, abbiamo chiesto a Publicasa se poteva. Allora, noi avevamo presentato un progetto che è questo qui, che però non è stato finanziato interamente, ma soltanto in una parte. Il progetto era da 62, mi sembra, mila euro, è stato finanziato per 45 dall'autorità regionale, che ha voluto finanziarlo ma che non aveva la possibilità per finanziare questo e tutti gli altri progetti probabilmente gli hanno stati presentati. E noi abbiamo chiesto a Publicasa, e ci è stata accordata questa richiesta, di integrare i fondi con i fondi appunto GESCAL che loro avrebbero dovuto destinare alla progettazione, comunque alla progettazione, e inserirli a completamento del progetto partecipato. Chiaro? Se non è chiaro, i fondi. Quindi Publicasa compartecipa in quanto gestore del patrimonio edilizio abitativo e non abitativo, allora, in questo caso qui. È difficile capire perché sono duro. Non volevo offendere le forze politiche rappresentate in Consiglio. Dopo non volente russa. Vediamo se l'ho capita, io riesco a rispiegarla. Publicasa, essendo il soggetto gestore del finanziamento sul PRU, cioè poi i soldi verranno destinati anche alla ristrutturazione del mercato ortofrutticolo, ha comunque, diciamo, da disciplina nella gestione di quel finanziamento, una quota parte di quei soldi devono essere spesi per spese di progettazione. Il processo partecipativo è una spesa di progettazione. Bene, ci sono altre domande? Un ulteriore chiarimento. Progettazione di cosa? Privato? Scal. Prendo atto dal sindaco e addirittura un consigliere comunale non ha più diritto di fare una domanda. Comunque, visto che ne ho diritto, mi risponda. No, all'interno dei fondi GESCAL PRU c'è anche una quantità di fondi che dovrà essere destinata alla progettazione e progettazione esecutiva anche della ristrutturazione del mercato fruttivo. No, di questo si stava parlando. Una missione di ignoranza, non so cosa sono i fondi GESCAL, se me le potete spiegare meglio. Questa. Allora, siccome l'argomento è un argomento serio non solo per gli impegni regionali ma anche per le risorse comunali, i fondi GESCAL sono e
la discussione che è stata fatta anche in Regione a proposito di quelli destinati all'area di Empoli. I fondi è decisiva. I fondi GESCAL sono un contributo che negli anni, forse in anni dove l'attenzione rispetto all'edilizia residenziale pubblica era forse più alta di quanto c'era ora, sulle i contributi che versavano i lavoratori dipendenti c'erano delle quote che andavano direttamente a costruire un fondo per andare a costruire l'edilizia residenziale pubblica. È un fondo purtroppo che da molti anni non viene più fatto, tra l'altro il patrimonio anche privato non è più soggetto a nessuna tassa, quindi si capisce bene che non c'è nemmeno la volontà di provare a rifare un fondo, ovviamente non togliendolo dalle tasche di chi è lavoratore dipendente, ma anche in base al reddito, ma questa è un'altra discussione che non coinvolge il nostro Consiglio Comunale stasera. I fondi GESCAL in questo caso sono stati nella sostanza la parte fondamentale della costituzione di quel patrimonio che ci ha permesso di avere il PRU di Avane. Naturalmente il PRU non è solo il mercato ortofrutticolo, il PRU di Avane è soprattutto la riqualificazione urbana, significa questo PRU, piano di riqualificazione urbana. Quel piano di riqualificazione urbana per noi ha significato due cose principalmente: andare ad acquisire, per chi è più giovane di me probabilmente c'è necessità di ricordarlo perché oramai sono molti anni, di andare ad acquisire quello che era stato chiamato lo scheletro di Avane, quindi una struttura grande di 15 appartamenti dove un fallimento ha impedito per molti anni la fine di quei lavori. In quell'occasione l'intervento era un intervento privato, ci fu una sollecitazione forte da parte del Comune affinché in questo caso l'azienda non era su Empoli ma era un'azienda a livello provinciale, quindi tutti i passaggi su Firenze affinché potesse comprare quello scheletro per fare i lavori e rimettere a disposizione dei cittadini empolesi quei 15 alloggi. Questo è diventato possibile anche per altri 3 alloggi. L'ho distinti perché i finanziamenti non sono stati contemporanei, la riqualificazione dei 15 alloggi ha avuto un percorso e un costo, la riqualificazione dei 3 alloggi ha avuto un percorso successivo. Naturalmente quel pacchetto che riguardava i fondi GESCAL, dico fondi GESCAL perché è stato uno degli impegni che con la Regione Toscana ci siamo presi, c'erano i soldi residui in Regione Toscana per finanziare l'edilizia pubblica e questo era l'ultima parte che riguardava il nostro pacchetto di Empoli. Empoli ha avuto un finanziamento all'inizio di 3.300.000 euro, sono stati ristrutturati i 15 alloggi più i 3 alloggi, poi abbiamo avuto, io credo tutti quanti convintamente, la necessità di cominciare a ripensare l'altra parte di Avane che aveva bisogno di un intervento straordinario e a tutti ci viene a mente Casaccioni, che è un patrimonio già attualmente del Comune, che è in una condizione di qualità assolutamente pessima e quindi altri 400.000 euro di quei 3.300.000 euro sono andati a fare un progetto di riorganizzazione strutturale di Casaccioni. Naturalmente la riorganizzazione strutturale non è quella che ci permette di avere tutto a regime e il giorno dopo andare lì e fare l'inaugurazione di Casaccioni. Voi sapete bene che Avane, Casaccioni avrà come destinazione anche la sede di quei importanti progetti rivolti ai giovani di quella frazione. Sempre su questi fondi, sempre su Casaccioni, sono stati accantonati 250.000 euro per fare la parte secondaria della ristrutturazione e quindi gli infissi, la pavimentazione e gli impianti. Non sono sicura che questi 650.000 euro che sono stati messi a disposizione di Casaccioni saranno sufficienti per
riorganizzare completamente quella grande struttura. Intanto quella struttura è una struttura storica.